Welcome back Gargiuli e bentornati ad un nuovo video recensione dell'SMT Airsoft. Oggi parleremo di una replica low cost molto buona e adatta ai neofiti dell'Airsoft. Sto parlando dell'MP5 5 della Cima, in particolare il modello CM027J. La replica vi arriverà nella classica scatola con la classica batteria da 8.4 di voltaggio NIMH, adesso non mi ricordo la dicitura, da 1100 mAh. Ovviamente abbiamo anche il suo caricabatterie, il libretto delle istruzioni in lingua cinese, giapponese, non lo so, e ovviamente in inglese. Molto bello, con tutte le sue figure, molto chiaro comunque. La stina pulisci canna, il suo caricatore maggiorato corto, doppio da 110 bb con i bossoli finti. Non spegni fiamma con la linea rossa, un tappo rosso e un altro tappo in ferro filettato con una piccola brugola, poi comunque vi spiegherò meglio cosa sono. E ovviamente i classici pallini di sacchettino da 100-200 pallini che sono da buttare o comunque da usare per le granate. Allora, parliamo della parte esterna della replica. Il corpo o gusci sono completamente realizzati in polimero, sia sulla parte superiore che quella inferiore, e a dire la verità ne sono rimasto molto colpito. È davvero resistente e sembrano ben fatti, sono belli solidi. Anche il calcio è in polimero con la parte finale in gomma, è regolabile in quattro posizioni tramite le guide che si trovano all'interno, diciamo, di questo tappo che chiude la replica e appunto unisce poi due gusci sopra e sotto. Le quattro posizioni del calcio sono completamente chiuso. Le due posizioni di intermezzo è completamente aperto. Ovviamente la regolazione è tramite questa leva. Così ovviamente non si può regolare. Una volta che si attiva la leva si può cambiare la posizione del calcio. Lo spegnifiamma è in plastica, è del tipo sgancio rapido e basta sganciare diciamo questo gancio, ecco, e poi ruotare lo spegnifiamma ed estrarlo. Così facendo troviamo un adattatore per altri tipi di spegnifiamma o silenziatori. Come vi ho detto precedentemente, nella scatola poi troviamo anche questo tappo senza filetto che si può appunto installare in questo modo, ha solo un senso di inserimento. Poi troviamo questo altro tappo che ha il filetto ed è in metallo e si può avvitare. E poi troviamo questa piccola brugola che ovviamente servirà per stringere la canna esterna, che ovviamente è in metallo. Vi assicuro che con questo spegnifiamma la replica fa molto più casino, è un suono molto più aperto, quindi bello cattivo, sì, ci sta. Spostandoci poco più indietro troviamo la leva di armamento, utilizzabile solo per estetica, ed è in metallo come l'attacca di mira. Praticamente tutto il blocco dell'attacca di mira è in metallo. Il paramano o manicotto, chiamatelo un po' come preferite, è in plastica e fa da porta batteria. Per smontarlo basta eliminare, diciamo, estrarre questo perno. Così facendo andiamo a scoprire appunto l'attacco della batteria e il fusibile. Per rimontare il paramano basta incastrarlo in queste guide e poi rimettere il perno nel paramano. La regolazione dell'OPAP è completamente diversa rispetto agli altri modelli e marche di MP5. È questa levetta sul lato sinistro della replica che si può regolare anche con il paramano inserito, come potete vedere appunto in questo momento. A differenza degli altri modelli dove bisogna sganciare appunto il paramano manicotto,
regolare l'op-up e poi richiuderlo. Poco più indietro troviamo i due ganci per inserire la slitta e l'attacca di mira posteriore che è completamente in metallo. Ricordatevi che la slitta è a parte, dovete comprarla a parte, non viene all'interno della scatola. Gli attacchi per la cinghia si trovano solo sul lato sinistro, cioè su questo lato, e ne troviamo 3/4. Allora, il primo è questo qua davanti, sull'attacca di mira, sul, diciamo, il blocco dell'attacca di mira. Uno a fianco del vano dei caricatori. Il terzo lo troviamo sulla parte posteriore, diciamo questo tappo che unisce i due gusci. E il quarto, per quello che vi ho detto 3,5-4, è questo piccolo buco dove è consigliabile inserire un anello, un qualcosa in metallo per poi agganciarci la cinghia. Il selettore è ambidestro e ha tre modalità di fuoco, sicura, singolo e raffica. Passando ad alcuni dati tecnici e alle parti interne, la replica in questione è la terza versione con gearbox in metallo di seconda generazione, ingranaggi in acciaio, motore super power long axle. Adesso, comunque, è il classico motore con albero lungo, sarà un high torque. Boccole in nylon da 6 mm, se lo prendete nuovo, ok, dopo un bel po' di tempo magari cambiare anche le boccole e metterle in metallo. Il pistone è in ABS rinforzato, testa pistone in ABS silenziata, il cilindro è in ottone, testa cilindro in ABS rinforzata, la molla ad un joule, e lo spingipallino in ABS e la canna interna è in ottone che avete visto anche prima. Con calcio chiuso la replica misura 58 cm e completamente aperto è 73 cm. E il peso si aggira circa ai 2 kg. Le considerazioni finali, come detto in precedenza, lo trovo molto solido, ben fatto, nonostante i gusci siano totalmente in polimero, in plastica. Il paramano o manicotto, appunto come preferite, ha le dimensioni giuste per installarci buona parte delle lipo. Io, per esempio, ho questa lipo da 7,4 da 1800, 30 c di scarica. Non è enorme, è abbastanza sottile, ma ci stanno anche un po' più cicciotte e come lunghezza alla grande ci ballerà anche. Ovviamente la batteria originale sì, funziona, ma io vi consiglio appunto una lipo 7,4, magari con una scarica un po' alta come in quel caso era una 30C. Per quanto riguarda la precisione, beh, lì pecca un po'. In singolo ancora è abbastanza precisa, ma in raffica non c'è un palino che ne segue un altro, ha un rateo molto ampio. Di conseguenza vi consiglio di cambiare il gommino e rivedere il gruppo aria. Le componenti, volendo, lasciate anche quelle inizialmente. Poi se volete proprio fare un upgrade, beh, me molto meglio. Però rivedere il gruppo aria più che altro per la tenuta, la pressione d'aria, per far sì che sia molto costante nell'uscita dell'aria e di conseguenza molto più preciso con un gommino ovviamente decente. La gettata è molto buona, come tutte le ASG, 40 metri comunque li fa, nonostante una canna in ottone, quindi non è neanche di precisione, comunque è una canna standard in ottone, di circa 20 cm. Replica che ritengo da consigliare per i neofiti che non vogliono spendere tanto e al quale piace appunto la piattaforma MP5. Certo, con la versione full metal avrete meno preoccupazioni sul fatto che si possa rompere i gusci, qualche pezzo, però i gusci sono fatti molto bene anche se in plastica e sono solidi. Il fucile si sente solido, non scricchiola, quindi ben fatto. Io in questo caso sulla slitta ho installato un micro dot, che è lo stesso che trovate nella recensione dell'MK12 sopra l'ottica, andatela a vedere nella info qua in alto. Ho scelto questo tipo di mirino per renderlo più accattivante, ma senza spezzare troppo la linea dell'MP5. Pollice in su per questo MP5 della cima. Vi ricordo, Gargiulli, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguiteci su Instagram, taggateci sulle vostre foto o storie. E scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa replica o di altre che avete provato, di qualsiasi altra cosa. Vi
Dem è tutto, a un prossimo video. Stay hungry, stay beautiful!